Conte, manchi solo una settimana alle elezioni, nonostante il ministro dell'Interno Amato abbia detto che tutto è stato fatto secondo le regole vigenti, Silvio Berlusconi insiste, le schede elettorali sono confuse e quindi vanno rifatte. Va oltre Bossi che parla di schede tranello da combattere armi in pugno. A Brindisi invece Walter Veltroni non parla di schede ma di una storica rimonta. I servizi... Le schede elettorali? Non sono stato io a sollevare la questione, ma Dario Franceschini del PD che 2 giorni fa ha chiamato Gianni Letta per sollevare il problema. Io dico solo che c'è ancora tempo per ristampare le schede. Ad una settimana dal voto Silvio Berlusconi dalla Sicilia licenzia così la polemica sulle schede elettorali e a chi lo vuole santo subito lui risponde così. Con questo cartello che francamente mi dispiace, santo potrebbe anche essere, ma subito per favore no, qualcosa che assomigli a Pasqualino Sette Bellezze, me lo ricordo. E allora io ho inventato il Valterino Sette Doppiezze. Queste sono schede tranello, potremmo imbracciare i fucili e andare a prendere le canaglie romane. Umberto Bossi rincara la dose a modo suo proprio quando Berlusconi prova a scaricare l'allarme voto sul Partito Democratico. Il vice di Veltroni, Franceschini, ammette di averne parlato con Gianni Letta e con il ministro Amato, ma se il Cavaliere ha aperto il caso, accusa, è per dare alle schede la colpa della sconfitta. Veltroni vorrebbe mettere il punto finale, sono anni che si sente solo parlare di brogli, gli italiani non ne possono più, dice Berlusconi, ha paura. Ma è l'alleato apparentato Antonio Di Pietro a tenere aperto il caso in casa PD. Le schede devono essere ristampate, insiste Di Pietro. Senta, vuole commentare questa questione delle schede elettorali? L'Italia dei Valori anche ha dei forti dubbi. Sono d'accordo con Di Pietro perché mi ha spiegato con la scheda davanti, mi ha fatto capire che la scheda c'ha questa difficoltà perché non fa individuare bene le coalizioni e allora non si capisce, può darsi che ci siano delle incertezze, però questo non significa che io sia d'accordo con Berlusconi, non sono mai d'accordo con Berlusconi e penso che in quanto ineleggibile e incompatibile con l'esercizio del potere politico non avrebbe mai nemmeno dovuto entrare in Parlamento e penso che lo dobbiamo battere a tutti i costi perché se vince rischia di diventare Presidente della Repubblica e questo sarebbe una vergogna nazionale incancellabile. Andiamo a vedere adesso una dichiarazione sempre di Bossi. Schede tranello, potremmo imbracciare i fucili e andare a prendere queste carogne romane. Io voglio sapere, no, io voglio sapere non da lui, ma voglio sapere da chi si candida a governare questo paese, se una persona che dice queste parole può essere il ministro delle riforme istituzionali. Ma dove viviamo? Ma dove siamo? Imbracciare i fucili,